Questa sera Stadio Olimpico, ore 20:45, Roma-Sampdoria. Ti leggo brevemente le probabili formazioni. Roma con un 4-3-3, De Santis, Torosidis, Yang Ambiwa, Astori, Holebas. A centrocampo abbiamo Paredes, Keita e Pjanic. In attacco Cervinio, Totti, Ljajic. Risponde la Samp sempre con un 4-3-3, Viviano, De Silvestri, Romagnoli, Silvestre, Regini, Obiang, Palombo, Soriano a centrocampo, Eder, Okaka ed Eto'o in attacco. Come la vedi? Esatto, tra l'altro ricordiamo che Eto'o si è sbloccato proprio la settimana scorsa, eh? Era già successo con Mario Gomez nella partita contro la... Quello è brutto quando si sblocca Eh così, sì, perché comunque il fiuto del quello una gol, volta è stato no? centravanti con Cristo Comanda, se si ricorda lo farà pure oggi. Vedo che insiste ancora con il signor Gervinio, evidentemente in allenamento lo trova all'altezza della No, situazione, probabilmente è che probabilmente fa... c'è nessun altro, Prob non l'hanno No, beccato probabilmente è all'inizio. che è l'unico veloce per poter fare un gioco in profondità. Penso io, perché altrimenti Ho capito, però è impresentabile a questo momento. per fare il gioco in profondità devi dare concretezza alla rete di passaggio e passaggetti che hai impostato come base del gioco, Certo. no? Quindi vabbè, tic tac tac tic, però poi alla fine bisogna, no? Vediamo che cosa ne pensano gli scommettitori. Il segno 1 è dato a 1,60, segno X 3,60, il segno 2 a 6. A 6. Commettitori Quindi, stanno forti sulla Roma. una vittoria della Sampdoria sarebbe proprio super pagata. Super pagata. Eppure la Sampdoria è una squadra in grado di mettere in difficoltà perché comunque Mihajlovic è un allenatore che abbiamo visto proprio in queste partite si esalta perché riesce a trasmettere Ma non quella che solo si era la esalta in sua queste cattiveria partite, agonistica al gruppo, ma insomma. non solo si esalta da un gioco alla sua squadra, che desti tempi è una cosa rara a vedersi. Quindi i pericoli arrivano da Eto'o, hai detto, e anche Eder, io presumo, Ma perché i pericoli comunque arrivano tutto il versante offensivo, perché se uno peggio di un altro vedrei, quindi votata proprio al votare contropiede, contropiede, ma non lo so mica se aspetteranno di essere uccellati in quindi rischieresti Totti io Totti considerando che giovedì comunque c'è una partita importante, rischierei pure una amichevole della primavera. eh? Ok, quindi non vedi ancora pronto Dumbia, sicuramente. No, non contro la Sampdoria, ma mi dice qua ride lì e quando. Va bene, allora ti ringraziamo Non è noi. una squadra che tu puoi affrontare così, con l'incognita leggermente, devi essere tosto, devi essere Tra quadrato. l'altro mancherà anche Nainggolan, per squalifica, quindi... E appunto, ma io mi sento. Allora, noi vogliamo anche far interagire un po' i nostri ascoltatori Ascoltatori. e diteci la vostra su queste che sono le probabili formazioni non ufficiali. Diteci la vostra, chi fareste giocare eventualmente. Florenzi. Tra l'altro Florenzi non lo vedo, non so se qui perché non parla di squalifico o infortuni, però insomma, non lo Dovrebbe vedo essere tra... usato, perché Quello non anche gioca. per esempio è un altro che io metterei sempre, Perché non gioca comunque. stasera? Se vogliamo dare velocità, probabilmente perché lo tiene per giovedì. Lo tiene per giovedì. Mi sembrava che c'era anche un discorso di squalifiche per cui giovedì devi giocare per... Vabbè, comunque adesso ragioniamo una partita per volta. Adesso c'è Roma-Sampdoria, partita fondamentale anche perché la Lazio gioca alle Per il 18. proseguo della stagione. Bisogna vedere su questo secondo Un piccolo posto. vantaggio sarà anche dal sapere cosa fa Sapere il la Lazio, ma risultato della Lazio. una squadra di alta classifica, di personalità, di livello europeo, se ne dovrebbe fregare di vedere quello che fanno Hai in detto bene, campionato. usato il condizionale, dovrebbe, Dovrebbe. esattamente. Va bene, Vai. sentiamo che ne pensa la gente, grazie. Prego.